Allora, signori, buongiorno. Innanzitutto grazie per essere venuti qui, grazie per la vostra vicinanza, grazie per i vostri attestati di stima e grazie per quello che avete già scritto prima nei comunicati che il nostro ufficio stampa vi ha inviato. Oggi, come vedete, piange anche il cielo, quindi un po' di nostalgia ovviamente da parte nostra c'è. Come abbiamo dichiarato più volte, Pappagallo non chiude, il pappagallo è costretto ad uscire per una forte ristrutturazione che la proprietà ha deciso di fare. Questo è stato un loro cambio repentino d'uso. All'inizio dei nostri rapporti c'era stato detto diversamente di poter rimanere e fare. Ovviamente io e Elisabetta pensavamo, con gli investimenti apportati in questo luogo e tutti i sacrifici fatti, di restare ovviamente tutta la vita, pensando che abbiamo sbagliato nel darlo per scontato, ma tutto questo non dipende dalla nostra volontà. Quindi, prima che mi facciate qualche domanda, vi vogliamo dire che io ed Elisabetta, nell'attesa di ripristinare il nostro ristorante nel centro storico, dove abbiamo già un paio di trattative in corso, apriremo una nostra bottega qui in zona limitrofe al centro, e a brevissimo Alessandra, del nostro ufficio stampa, si occuperà di farvi capire quando e come sarà aperta, la nostra bottega che metterà a disposizione dei nostri clienti e della nostra città tutto ciò che ha fatto parte delle nostre, chiamiamole così, le cornie, quindi le nostre paste fresche. Con il nostro chef stiamo programmando un programma sui lievitati, sui panettoni, e non escludo che il pappagallo, in attesa di ripristinare il ristorante, si allontanerà dal centro in un luogo prestigioso, dove anche qui, per ovvie motivazioni commerciali, non possiamo ancora svelare dove e quando, però questo per farvi capire che noi siamo attivi, non demordiamo, quindi crediamo nel nostro progetto, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questo luogo e abbiamo avuto in queste ultime 2 settimane, che ci ha lusingato molto, tantissimi attestati di stima da parte dei bolognesi per venire a mangiare l'ultima volta il pappagallo. Adesso sembra una cosa un po' spirituale, ma è così, è la verità. E ci hanno contattato anche molti industriali facoltosi, proprietari di palazzi, dove ci hanno chiesto di poter gestire delle loro situazioni. E che dire, signori, questo ovviamente ci lusinga molto, quindi evidentemente un buon lavoro l'abbiamo fatto. Ecco, la scelta del nuovo locale, cos'è che si deve portare appresso? Cos'è che non deve mancare? Beh, innanzitutto non dobbiamo mancare io e mio figlio, e questo è assodato. No, nel nuovo locale stiamo cercando di trovare la condizione per cui poter portare quello che ci caratterizza. Questa location l'abbiamo creata secondo noi, questo è quello che vogliamo portare, quindi sicuramente non mancheranno i nostri quadri delle persone che hanno visitato questo locale, le porteremo con noi, porteremo con noi gli spazi, vogliamo mantenere comunque quello che in questo momento è lo spazio, diciamo, dei tavoli o comunque dare la possibilità di ritrovare nel nuovo locale l'atmosfera e l'ambiente che c'era qui. Non sarà così prestigioso, non sarà così bello, ma lo faremo diventare bello.